Sparatoria nel pomeriggio a Torre Vecchia Pia, in frazione Zibido all'Ambro, poco dopo all'Andriano. Stando alle prime informazioni, due uomini sarebbero rimasti feriti. Posti di blocco di carabinieri e polizia, tra poco le prime immagini dal posto. Tragedia ai confini con il territorio pavese, un ciclista è morto schiacciato sotto le ruote di un trattore, l'esatta dinamica in fase di accertamento, l'allarme è stato lanciato dal trattorista sotto shock, l'incidente è avvenuto a Morimondo. Scontri di Milano, Alfano, Campi Rom, emergenza profughi, il leader della Lega Nord Matteo Salvini a tutto campo, un autentico bagno di folla, lo abbiamo incontrato ieri a Voghera, intervenuto per sostenere la candidatura a sindaco di Aurelio Toriani, le sue parole ai nostri microfoni. Mantenimento degli attuali livelli occupazionali, pagamento dei debiti, rilancio dell'attività sanitaria. Fondazione Maugeri riparte da qui, dal piano di risanamento, presentato ufficialmente oggi a Pavia. Gli aggiornamenti della vicenda. Villa Anterio in festa per la tradizionale fiera di San Giorgio. Emozione per il conferimento del premio San Giorgio all'ex sindaco Montanari. Tra i momenti più importanti, l'inaugurazione di una nuova ambulanza. Grande partecipazione popolare, tra poco tutte le immagini. Lunedì 4 maggio, buonasera, bentornati a Pavia Italia da Francesco De Luca. Buonasera da Chiara Antico. Allora, lo avete sentito dal nostro sommario, attimi di terrore questo pomeriggio nella zona di Zibido all'Ambro, frazione di Torre Vecchia Pia e l'Andriano. Una doppia sparatoria nel giro di pochi minuti. Siamo collegati con Luca Pattarini, che è il collega che si è recato sul posto, e dovremo vedere anche le prime immagini. Buonasera Luca. Buonasera Francesco, dalle prime informazioni, da quello che ci hanno potuto dire i carabinieri che erano sul posto, si tratterebbe con tutta probabilità di un regolamento di conti tra spacciatori, due eventi collegati tra loro, prima la sparatoria nei campi attorno a Zibido all'Ambro, dove un uomo è stato colpito alla schiena da alcuni pallettoni sparati da un fucile, con tutta probabilità un fucile da caccia. 20-25 minuti più tardi, nelle vicinanze del centro commerciale di Landriano, sulla provinciale per Milano, una seconda sparatoria, un secondo ferito, quasi certamente preso di mira dalla stessa persona. In questo caso l'uomo è stato colpito al capo e alla spalla. Si tratterebbe in entrambi i casi di persone di origine straniera, le loro condizioni sarebbero gravi, sono stati trasportati chiaramente in codice rosso negli ospedali più vicino, uno al San Matteo. Immediata la reazione di carabinieri della polizia, che hanno subito posizionato posti di blocco e stanno dando la caccia a un'auto sospetta, a quanto pare un'auto di marca straniera, probabilmente di colore rosso. Queste sono le prime informazioni che siamo riusciti a raccogliere nei minuti immediatamente successivi ai due eventi. Chiaramente la polizia e i carabinieri stanno dando la caccia a questa auto, a quest'uomo che sarebbe intervenuto appunto per un regolamento di conti all'interno del giro dello spaccio di droga tra le campagne appunto di Zibido all'Ambro e l'Andriano. Ecco, le immagini che stiamo vedendo, Luca, sono state girate da te nella zona proprio di Zibido all'Ambro, confermi? Esattamente, sono campagne dove spesso e volentieri anche i residenti hanno denunciato giri chiaramente di droga e insomma dove spesso e volentieri gli spacciatori si nascondono per incontrare i clienti. Proprio da quelle parti, proprio a Zibido all'Ambro, subito dopo la sparatoria, lo sparatore, l'uomo che avrebbe colpito lo spacciatore, avrebbe anche rapinato un cliente rubando pochi euro. Dopo pochi minuti poi lo sparatore si è diretto verso l'Andriano, dove ha sparato a una seconda persona, un'altra persona, anche lui ferito in maniera grave. Quindi al momento queste sono le prime informazioni e le prime immagini. Mi confermi comunque che, stando, parliamo sempre al condizionale, le prime informazioni, le due sparatorie, i due episodi di Zibido e di Landriano sarebbero in qualche modo collegati, questo usando il condizionale? Certo, è una pista sulla quale i carabinieri, la polizia stanno lavorando. Ovviamente non è esclusa nessuna possibilità, ma stando alla dinamica di entrambi gli eventi, stando appunto alle situazioni in cui si sono trovati poi davanti i carabinieri, sarebbero due eventi collegati tra loro. Io ti ringrazio, e queste che vedete sono le immagini proprio che ha girato Luca Pattarini sul posto. Ovviamente qualora tu dovessi avere degli aggiornamenti, potresti appunto immediatamente intervenire per fornirceli. Grazie al momento, buon lavoro Luca. Grazie, buona serata. E cambiamo argomento, ci spostiamo ai confini della provincia di Pavia, Morimondo nel Milanese, dove un ciclista è morto schiacciato da un trattore.
La sua testa è rimasta schiacciata sotto le ruote di un trattore. Così è morto un ciclista che nel primo pomeriggio di oggi stava transitando lungo una stradina di campagna che collega due cascine a Morimondo, comune milanese confinante con la provincia di Pavia. Il tratto di strada che costeggia il naviglio di Bereguardo è chiuso al traffico, ma il mezzo pesante che ha investito l'uomo, appassionato di ciclismo, probabilmente era autorizzato, facente parte di un'azienda agricola della zona. La dinamica ricostruita dai carabinieri della compagnia di Abbiategrasso è ancora in fase di accertamento. Non ci sono dei testimoni che possano raccontare come sia avvenuto il terribile incidente, ma secondo una prima ricostruzione il ciclista avrebbe incrociato il trattore che stava transitando nel senso opposto di marcia. La strada molto stretta e l'uomo in sella alla bicicletta avrebbe perso il controllo del mezzo, cadendo a terra schiacciato dalle ruote del trattore. Il ciclista sarebbe morto sul colpo. A nulla è servito l'intervento dei medici del 118 arrivati sul posto per mezzo dell'elisoccorso. Il trattorista, 55enne, sotto shock, è stato tranquillizzato all'interno della cascina verso la quale era diretto. Ha accusato un lieve malore, ma è stato immediatamente soccorso da un'ambulanza. L'incidente è avvenuto intorno alle 14.30, ma ci è voluto del tempo prima che il cadavere venisse identificato. Il ciclista non aveva con sé i documenti, ma sembra abbia un'età apparente di 45 anni. Una nuova tragedia sulle strade che riapre vecchie problematiche. Io ho la ruspa qui in cascina lì. Quindi ne vede spesso passare? Ne passano tanti. E vanno come matto. Sono per difendere i corridori. Però con una strada di strada ci bisogna andare piano, invece che mi sono... volano. Ma queste strade in teoria sono chiuse al traffico, però loro dovrebbero essere autorizzati, perché... Sì. E perché sono chiuse al traffico queste strade, proprio perché sono... Perché è impericoloso. Una volta erano aperte, oppure finché lei si ricorda... C'era un trattore che era mica le macchine, perché quelli che non sono residenze non possono passare qui con le macchine. Invece di corridori di ciclisti c'è un via vai, ce ne sono tanti. Anche quelli che si divertono ad andare a passeggio, domenica. Con la politica a Voghera, bagno di folla per la presentazione del candidato di Forza Italia, il sindaco uscente Carlo Barbieri. Tante facce nuove, ma anche tante facce esperte, persone conosciute, persone che hanno lavorato da anni per questa città, persone che conoscono nel dettaglio, nei minimi particolari, le richieste, le esigenze di questa città e le richieste dei cittadini. E si apprestano a governare la città per i prossimi 5 anni per continuare a dare risposte positive. Sicurezza, lavoro, attenzione al sociale, quelli che sono i temi più in assoluto più sentiti. Con l'impiego di grandi risorse, sicuramente il problema sicurezza è uno dei problemi più sentiti, noi abbiamo in campo questo grande progetto già approvato da oltre 1 milione di euro di investimento che veramente cambierà il volto della sicurezza nella città di Voghera, grazie alla partecipazione della nostra azienda partecipata. Abbiamo un grande impegno per quanto riguarda l'occupazione, il lavoro, siamo riusciti ad avere aziende importanti che sono ancora presenti sul nostro territorio, ma l'attenzione deve essere altissima. Il Comune farà degli sforzi anche straordinari per consentire a nuove imprese di venire ad aprire, ma soprattutto consentire attraverso un polo tecnologico e un polo dell'innovazione l'apertura di start-up nuove a favore di giovani imprenditori e giovani con delle idee brillanti che possano poi avere un futuro roseo nella nostra città. Rimaniamo a Voghera con un dramma della solitudine, un anziano morto in casa da mesi. Era lì da almeno un paio di settimane, forse di più. Il corpo di un uomo in avanzato stato di decomposizione è stato trovato nel primo pomeriggio in un appartamento all'interno di una palazzina popolare nella centralissima via Cavour di Voghera. A dare l'allarme sono stati i vicini di casa, preoccupati per il cattivo odore che proveniva dalla casa dell'uomo e per il fatto che non lo vedevano più da diversi giorni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i vigili del fuoco di Voghera, i carabinieri e un'equipe medica del 118, oltre al servizio di onoranze funebri di ASM che ha rimosso la salma e disinfettato gli ambienti. Sebbene al momento non ci siano conferme ufficiali sull'identità, è plausibile che il corpo senza vita appartenga allo stesso pensionato settantenne che viveva solo nell'abitazione. L'uomo vogherese sarebbe quindi morto per cause naturali in seguito a un malore che non gli ha lasciato scampo.
Il futuro della Maugeri a Pavia questa mattina ha presentato il piano di risanamento. Mantenimento degli attuali livelli occupazionali, pagamento dei debiti e rilancio dell'attività sanitaria. Fondazione Maugeri riparte da qui, dal piano di risanamento consegnato il 2 maggio scorso al Tribunale di Pavia e presentato ufficialmente oggi. Un'operazione che prevede la richiesta di un concordato in continuità che contempla il pagamento dei debiti e delle altre passività ordinarie con una profonda ristrutturazione societaria e la definizione di una nuova governance. Due le linee guida, la creazione di una NewCo, una società per azioni cui verrà trasferita in blocco l'attività medico-sanitaria e di ricerca, e la costituzione di un fondo immobiliare chiuso nel quale sarà conferita una parte degli immobili Maugeri da vendere. Fin dal principio ho fatto notare al Consiglio di amministrazione che la cessione di centri equivale alla cessione di porzioni importanti del tessuto operativo aziendale. Gli immobili non sono strategici, si possono benissimo prendere in locazione e d'altra parte già oggi la Fondazione Maugeri ne ha alcuni in affitto. Ecco, poi nel tempo potranno essere riacquistati, avremo dei contratti di locazione della durata di 21 anni e avremo la prelazione nel momento in cui questi immobili saranno messi in vendita. Il pagamento dei debiti ai creditori sarà garantito dall'assegnazione di quote del fondo immobiliare, con Regione Lombardia, che ha revocato la costituzione di parte civile nel processo in corso a Milano, ma che potrà comunque rivalersi in futuro. È stato invece trovato un accordo che prevede un pagamento cash di 2 milioni e mezzo di euro e alcune rinunce a crediti e incentivi futuri per circa 15 milioni. Un piano che scongiura lo spettro di licenziamenti tra il personale, sottolinea il Presidente, e che al contempo permetterà di riorganizzare e di rilanciare l'attività scientifica e sanitaria della Fondazione. Sarà eliminato questo eccesso di indebitamento, 110 milioni saranno eliminati appunto attraverso la costituzione del fondo e la cessione delle relative quote, un'ottantina di milioni saranno consolidati su archi temporali compresi tra i 10 e i 15 anni, quindi la struttura finanziaria si stabilizza, i fornitori saranno pagati per la parte scaduta, la parte corrente evidentemente procederà con i normali tempi contrattuali di pagamento. Quindi mi sembra che ci siano tutte le condizioni operative per poter guardare con serenità al futuro. Ladri nella notte al Carrefour di Corso Aldo Moro a Vigevano, si parla di un bottino di almeno 100.000 euro. I ladri sarebbero entrati attraverso il locale caldaia praticando un foro nel muro, rubati telefonini, macchine fotografiche ed il contenuto di due cassaforti. L'ammontare complessivo del bottino è stato stimato in via provvisoria in almeno 100.000 euro. L'accaduto è stato scoperto questa mattina al momento della riapertura del supermercato e denunciato ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Ancora politica, bagno di folla ieri per il leader della Lega Nord Matteo Salvini, intervenuto a Voghera e a Vigevano in mattinata per tirare la volata ai due candidati sindaci, Aurelio Ottoriani e Andrea Sala. Noi l'abbiamo seguito a Voghera. E poi però vedevo le immagini che arrivavano da Milano, delle cose da quarto mondo, delle cose incredibili. E quando noi saremo al governo, tutti avranno diritto di manifestare liberamente, educatamente, ma se io vedo uno che scende in centro a Milano con il casco e la spranga, questo non fa neanche 5 centimetri sulle sue gambe. Bravo. Partiamo dalle noti dolenti. Alfano dice che a Milano è stato evitato un nuovo G8. Perché dobbiamo cominciare la domenica mattina citando Alfano, la persona più inutile e più incapace degli ultimi governi? Quindi Cosa prova quando sente queste parole? Beh, oggi leggo che Alfano dice ma bisogna vietare i cortei violenti, ma pensarci 3 giorni prima invece che 3 giorni dopo è un ministro inadatto, un ministro che manda allo sbando i poliziotti, fa pestare i poliziotti dei delinquenti in mezzo alla strada, in un paese normale si sarebbe dimesso ieri. Il Massimo è Angelino. Maledetto! Massimo è lui che ha detto, poteva andare peggio. Effettivamente avrebbero potuto distruggere il duomo, il castello scozzesco. L'emergenza profughi tocca anche il nostro territorio, c'è qualcuno che dice anche la provincia di Pavia che Voghera per esempio dovrebbe prepararsi ad accoglierli. Voi che linea avete su questo? Sono presunti profughi, perché alla fine del percorso solo una minima parte vengono riconosciuti come profughi, gli altri sono immigrati clandestini. Non esiste che con tanti pavesi in difficoltà si paghino colazione, pranzo e cena in albergo a migliaia di non profughi ma di immigrati clandestini. Quindi un voto alla Lega a Voghera significa che qua si aiutano gli italiani in difficoltà, per i clandestini si occupi qualcun altro. Sono sentito dare lezioni di vita e di morale dal signor J-Ax e Fedez. Ma chi cazzo sono J-Ax e Fedez? Questo,
e mio figlio è pure andato al concerto di Fedez. Andiamo al governo, noi diamo un preavviso di sfratto, come capiterà purtroppo a tanti per finita locazione di 6 mesi, vivi in un campo, nel 2015 non si vive nei campi, si vive nelle case, siccome i soldi ce li hai 6 mesi di tempo per comprare una casa, affittarla, andare all'agenzia immobiliare, chiedere il mutuo, metterti in coda per la casa popolare, e io fra 6 mesi questo campo, che spesso e volentieri è abusivo, lo rado al suolo con la busta e ci faccio un Lei parlava di profughi. I profughi di Voghera hanno rimesso nuovo e gestiscono un campo di calcio che anni fa realizzò il vostro candidato sindaco e che poi venne abbandonato. E quindi scommessa che se lei offre colazione, pranzo e cena a 1000 vogheresi estratti a sorte, le mettono a posto non un campo di calcio, ma i giardini, il parco, l'ospedale, la stazione e tutto quanto, perché ripeto, queste sono persone che allo Stato italiano costano più di 1000 euro al mese. Io sono convinto che dall'altra parte della videocamera c'è gente che per meno della metà ne costruisce 5 di calpi al calcio. No? Se il 31 maggio va come va, e se anche Voghera nel suo piccolo, voi penserete, ma non è il voto di Voghera a decidere le sorti del mondo, però mattoncino su mattoncino, se anche Voghera dà un segnale di cambiamento, di risveglio, di energia e di coraggio, il 1 giugno Renzi, Alfano e la Boldrini vanno a lavorare. Vanno a Bravo! E i nostri microfoni nei prossimi 90 secondi, il candidato sindaco Aurelio Toriani a Voghera. Il centrodestra però a Voghera, lo sappiamo, si è un po' diviso e spaccato, perché insomma i cittadini dovrebbero preferire il suo, il vostro centrodestra a quello del sindaco uscente? Perché ci sono tutte le componenti, di là ci sono alcune liste raccogliticce che fanno apparire che ci sia un altro centrodestra, ma non è così. C'è mezza Forza Italia, un pezzettino di Lega e un pezzettino di altre cose. Di qui c'è la Lega vera, come avete visto, Fratelli d'Italia e l'altra metà di Forza Italia che sono io. Dove ha fallito secondo lei la giunta uscente in questi ultimi 5 anni? Quali sono stati i fallimenti più grossi secondo il suo punto di vista? In realtà ha fatto solo dell'ordinaria amministrazione. I progetti che hanno portato avanti erano tutti quelli della mia amministrazione, non li ha chiusi neanche. Avrebbe potuto chiuderli forse, ma non è stato fatto neanche quello, quindi la gente non lo votava più. La mia decisione è stata, anche sentendo gli umori della città, candidarmi, perché lui sarebbe stato sconfitto dal candidato delle sinistre. Quindi io voglio sconfiggere la sinistra. Qualcuno però, i detrattori dicono sì, però si parla di rinnovamento e si torna a Toriani, i detrattori ovviamente. Lei come risponde? Beh, ci vuole una grossa componente, un mix di esperienze e di gioventù. Di gioventù ne abbiamo tanta e l'esperienza ce la metto io. C'è un motto? C'è un motto di questo, uno slogan di questa sua campagna elettorale? 2 senza 3. Emergenza profughi, il prefetto PEG Strano Materia oggi ha incontrato i sindaci della Lomellina per cercare con loro spazi e centri che possano ospitare centinaia di profughi, il cui arrivo in provincia di Pavia è atteso per i prossimi giorni. Domani sarà la volta dei sindaci dell'Oltrepò che verranno ricevuti in prefettura. La cronaca è in Oltrepò, sentite quello che è accaduto nelle scorse ore a Borgo Priolo. Ancora tensioni all'interno dell'agriturismo di Borgo Priolo, in cui dall'estate scorsa sono ospitate decine di richiedenti asilo da diversi paesi africani ed asiatici. Domenica pomeriggio, poco dopo le 16, un profugo 27enne proveniente dal Congo ha dato in escandescenze minacciando alcuni operai che chiedevano di entrare nella sua stanza per fare dei lavori di manutenzione al bagno. Per intimidirli e impedire loro di entrare, ha quindi estratto un seghetto per il legno con una lama da una ventina di centimetri, inveendo contro di loro. Preoccupati, i gestori dell'agriturismo hanno quindi chiamato i carabinieri, che sono prontamente intervenuti riportando alla calma il giovane congolese. Lo stesso, al loro arrivo, ha lasciato cadere il seghetto, poi sottoposto a sequestro. Ai militari, il 27enne ha detto che la stanza era sua e che spettava solo a lui decidere chi poteva entrare o uscire da essa. La realtà però ovviamente era diversa e il giovane è stato denunciato per minacce e porto illegale di oggetti atti ad offendere. E con una vicenda di giudiziari andiamo a Pavia.
Grazie alla sua posizione era riuscita ad entrare in possesso dei dati della home banking della ditta per la quale lavorava e in 3 mesi, dal giugno al settembre del 2010, era riuscita ad effettuare 4 bonifici per quasi 5.000 euro sul suo conto corrente. Protagonista di questo colpo informatico, una donna di 46 anni, residente a Pavia e dipendente della COEMI, la cooperativa edile Muratori Italia. La signora era riuscita ad introdursi nel sistema informatico della società grazie alle sue credenziali ed aveva addirittura falsificato la firma del suo datore di lavoro per incassare 2 assegni dal valore complessivo di oltre 3.500 euro. Impossibile che tali ammanchi passassero inosservati e quando il titolare della ditta se n'era accorto aveva subito avviato alcune verifiche interne. La donna era stata quindi denunciata per diversi reati: frode informatica, accesso abusivo a un sistema informatico, falso in scrittura privata e appropriazione indebita. Il caso era finito in tribunale a Pavia. Il giudice ha ritenuto la 46enne colpevole dei reati contestati e l'ha condannata a 1 anno e 6 mesi di carcere. E rimaniamo a Pavia, ha presentato il piano territoriale di coordinamento provinciale. Era uno degli obiettivi di mandato della Giunta Bosone e ad un anno dal termine della legislatura e dalla fine della vita delle province così come le conosciamo, l'amministrazione di Piazza Italia mette in campo il nuovo PTCP, sigla che sta per Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. Uno strumento che va a sostituire quello vigente, adottato nel lontano 2003, studiato nel solco della sostenibilità ambientale, un vero e proprio collante tra i piani di governo dei singoli comuni, che avrà attenzione anche per lo sviluppo delle infrastrutture del territorio. Nell'ipotesi che noi auspichiamo che la Broni-Mortara non si faccia, sappiamo per esempio che bisognerà prevedere una variante di Garlasco, così come sono previste la variante nuova di Certosa, quella di Belgioioso, di Scaldasole, chiaramente nuovo tracciato del Ponte della Becca, quindi c'è anche una previsione di piccole infrastrutture che possono però arricchire il tessuto economico del nostro territorio. Non solo le infrastrutture, il piano detterà le linee sui temi cruciali che caratterizzano la vita della provincia, come l'agricoltura, il terzo settore e la mobilità, un documento frutto del lavoro condiviso portato avanti con i 190 comuni del nostro territorio. Questo è un po' quello che il piano cerca di fare sui temi fondamentali, quello del consumo di suolo, delle risorse siano esse idriche, siano esse territoriali, della salvaguardia del nostro territorio. Il lavoro che è stato fatto è proprio quello di cercare di coordinare tutto questo per farlo diventare un piano che sia operativo, che possa servire ai comuni per meglio amministrare e ai cittadini per vivere in un territorio che sia migliore. L'ipotesi di fusione tra i comuni di Badia Pavese e Pieve Porto Morone, ieri si è tenuto un sondaggio tra i cittadini, vediamo com'è andato. Non è un referendum, il referendum per legge va fatto a novembre e va fatto a novembre sotto il patrocinio della Regione Lombardia e allora qua è la validità. Questo qua era un sondaggio che hanno voluto gli amministratori di Badia per sapere se i cittadini di Badia erano favorevoli e in quale percentuale andavano a votare, cioè a dire la loro. Ecco. So che su 300 votanti ci sono andati 170 persone, circa 180 persone, che hanno votato per no, erano su 130 persone e gli altri 40 qualcosa erano per il sì. Poi non so, è Badia che dovrà decidere cosa vuol fare e cosa non vuol fare. Quando se Badia decide di continuare dopo aver sentito, continuiamo e si fanno proprio le cose istituzionali, perciò i consigli comunali dovranno fare le 2 delibere. A breve, poi dovranno andare a novembre a referendum. Se uno dei comuni non ci sta, cioè non ci sta, i cittadini dicono di no, automaticamente si ferma tutto. Torniamo a Pavia, partono i lavori in commissione per cambiare il PGT. Cambiare il piano di governo del territorio approvato ed adottato dall'amministrazione di centrodestra. Uno dei diktat del Partito Democratico in sede di campagna elettorale entra finalmente nel vivo con l'avvio dei lavori nella commissione consiliare. Proprio nelle scorse ore a Palazzo Mezzabarba, l'assessore all'urbanistica Gualandi ha presentato ai membri dell'Assemblea il metodo adottato dall'amministrazione per modificare in primis il piano delle regole e dei servizi. Già nelle scorse settimane ai consiglieri comunali è stato consegnato l'elenco con le proposte avanzate dai cittadini a seguito della pubblicazione dell'avvio del procedimento, istanze che hanno riguardato prima di tutto, come noto, il centro storico della città,
Ma questo, ha sottolineato l'assessore alla partita Gualandi, prima di entrare in commissione, sarà solo il primo passo. Più avanti, infatti, si passerà all'esame del documento strategico e quindi all'analisi delle diverse aree, dismesse e non, che garantiranno il futuro sviluppo della città. 1° maggio, messa in fabbrica per il Vescovo di Vigevano. Porgo a voi tutti il benvenuto a nome mio, di mia moglie, di mio figlio e dei collaboratori dipendenti del Magnificio Pisani. Prima di tutto ringrazio Sua Eccellenza che ci onora con la sua presenza e Don Mario che ha voluto proporre la nostra azienda come sede di questa giornata di festa del lavoro e ricorrenza di San Giuseppe Lavoratore. Ho cercato di sottolineare alcuni aspetti importanti, trasversali, fondamentali del lavoro. Appunto l'aspetto della fatica, della durezza, l'aspetto della capacità che il lavoro ha di valorizzare la creatività, la vocazione personale, l'identità dell'uomo, del lavoratore e l'aspetto legato alla costituzione della giustizia sociale, della distribuzione delle ricchezze. Allora, innanzitutto questa è una collocazione particolare, di solito non si celebra la messa in un luogo dove si lavora, si celebra in chiesa. Nel tempo questi ingredienti, diciamo così, se fosse un piatto da cucinare, cambiano e ovviamente oggi con le tecnologie che abbiamo ancora di più cambieranno. Per cui si pone nell'uomo la necessità di individuare forme di attività umana che garantiscono un reddito per tutti e a tutti diano la possibilità di interagire positivamente per costruire la società. E quindi mi è caro presentarle con la mia gente, ma la gente anche che viene da fuori da Cilavegna, per dirle che ecco veramente ci sentiamo piantati, chiesa piantata in un luogo dove si suda il pane quotidiano e questo ci rende, penso che renda più vicino a tutti i fedeli il pensiero di chiesa, il pensiero di Eucaristia, che è il pane della vita e il pane della parola. È una sfida importante che dobbiamo assolutamente assumere e che trova nel Vangelo, nell'amore per tutti e nella giustizia per tutti, sicuramente uno stimolo importante. Un momento importante a Villanterio, per la comunità di Villanterio, il premio San Giorgio Villanterio 2015 è andato all'ex sindaco Montanari. La nostra comunità rende onore al nostro Vincenzo. Facciamogli un applauso. Vincenzo è nato e originario di Villanterio, è nato nel 1947. Fin da giovane ha dovuto impegnarsi per la famiglia, ha avuto fra l'altro l'impegno civico nel volontariato fin da giovane e dal 1978 ha iniziato la sua avventura di amministratore pubblico, prima come assessore durante il mandato del professor Cervio e successivamente per 4 lustri è stato sindaco di Villanterio. È stato anche uno scrittore e un ricercatore per tutto quanto riguardava la storia di Villanterio. Quindi questo rimane alla storia e noi siamo stati onorati come amministrazione di potergli concedere questa onorificenza. Molti sono i ricordi che affiorano oggi, specialmente dopo tutto questo rifiorire di elogi magari meritati. Penso che uno possa riassumerli tutti, ed è questo. Nel mio passato, e anche per quanto possibile, finché mi è stato possibile, ho sempre intrattenuto con la parrocchia, con le scuole, un'ottima collaborazione, ma soprattutto con i veri protagonisti della scuola, che sono i bambini, che sono i ragazzi. E quando li incontravo per strada, una cosa che mi faceva veramente piacere era che anziché scansarsi perché passava il sindaco e non dovevano, magari avevano paura a guardarlo oppure dicevano male,
mi venivano incontro e mi salutavano chiamandomi ciao sindaco. Quindi onore a Vincenzo per tutto quello che ha fatto per me. E chiudiamo rimanendo a Villanterio, tanti momenti emozionanti di quella che è stata la Fiera di San Giorgio. Oggi per la sezione della Croce Azzurra di Villanterio è un'occasione irripetibile, in quanto è arrivata il nuovo mezzo e questo grazie ovviamente al lavoro di tutti i volontari, diciamo, della Croce Azzurra, in particolare quelli di Villanterio, con l'eccezionale lavoro che viene fatto. Questo è un mezzo meraviglioso, speriamo che debba essere usato poco, perché vuol dire che non ci sarebbe molto la necessità, però è al servizio della collettività e di questo dobbiamo veramente rendere onore a loro. Grazie a tutti. E su voi tutti qui presenti scenda la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Okay. Auguri a tutti, buon lavoro. Speriamo di non usarla. Ci fermiamo per pochi minuti.